Com'è andata? No, rassicurato no, nel senso che sono state soltanto delle assicurazioni verbali sul piano della fattibilità dell'operazione senza rischi. Però siamo oltremodo poco contenti, in quanto è stato come una specie di ultimatum, nel senso l'operazione bisogna farla perché obbedisce a criteri di politica internazionale, e che poi noi vi dimostreremo che l'operazione non comporterà dei rischi. Io ho fatto anche presente il mio intervento, perché loro fanno riferimento alle sostanze tossiche di categoria 6.1, dove in questa categoria ci sono anche i fuochi di artificio. Io non sono un tecnico e quindi non posso emettere una valutazione convincente, però le perplessità restano. Ho fatto anche presente che l'operazione avverrà nel mio comune di San Ferdinando, dove a 300 metri ci sono le scuole medie ed elementari, e a 50 metri c'è anche la mia casa, e non so quel giorno come si potrà stare tranquilli. Poi si è deciso anche che quel giorno lì sulla banchina ci saremo io, il sindaco di Gioia Tauro, il ministro Lupi e il presidente della regione, a conferma che l'operazione si svolgerà con tutta tranquillità. Ma lei ora che torna rassicurerà i suoi cittadini? Ma non lo so, guarda, adesso non torniamo a casa, non torniamo, perché ieri sera abbiamo avuto un'assemblea al comune di San Ferdinando di fuoco, tant'è che io per prendere il treno sono stato accompagnato dai carabinieri. Quindi c'è stato il documento ieri, infatti l'abbiamo messo come premessa che noi siamo per il no. Siamo che per alternative no. Avete? Ma no, non abbiamo alcuna alternativa, anche perché non abbiamo voluto di proposito mettere in campo altre situazioni di sviluppo per non sembrare che noi facciamo baratti. Noi su questa questione non facciamo baratti. Abbiamo avuto ampie rassicurazioni dal presidente Letta. Diranno sì, probabilmente ci si è piegati alla volontà di un governo nazionale. Non è così, noi siamo stati molto rigidi, rigorosi per chiedere determinate garanzie. Le operazioni che vengono fatte al porto di Gioia Tauro sono operazioni già fatte, che verranno fatte, sono state già fatte nel tempo e vengono fatte anche in altri porti italiani. Gioia Tauro è un porto più sicuro, e questa sicurezza ovviamente potrà essere utilizzata anche in futuro per dimostrare che qui c'è una realtà che strategicamente, non soltanto nel campo del transshipment, può diventare sempre di più un interlocutore di altri porti nel mondo. Continuiamo a sostenere che è mancata l'informazione alla cittadinanza e ai primi cittadini, quindi non è stato possibile informare in maniera corretta quello che sarebbe successo. Questo ha generato panico e preoccupazione che non è facile oggi riprendere. Seconda cosa, abbiamo sempre ritenuto e continuiamo a ritenerlo che non sia il sito idoneo, cioè Gioia Tauro non è vero che è un sito idoneo, perché comunque manca una struttura sanitaria, manca un ospedale, manca un piano di evacuazione di sicurezza, che se per io da cittadino lo chiedo, da primo cittadino lo chiedo per la mia cittadinanza. Si parla comunque di sostanze che, anche se rientrano in una categoria 6.1, quindi comunque pericolose sicuramente, ma tra le sostanze pericolose rientra pure la candeggina, faccio un esempio, ma sicuramente non possiamo paragonare alle sostanze che stanno trattando oggi. E se la rilevanza mediatica che c'è a livello internazionale, l'interesse delle altre nazioni come la Russia, l'America, la Gran Bretagna, Danimarca, sicuramente è perché il materiale che viene trattato è un materiale alquanto pericoloso. Da istituzione mi adeguo a quelle che sono le decisioni che verranno calate dall'alto anche in questo caso, quindi mi adeguerò come istituzione, ma non sono assolutamente favorevole a questa decisione. Non si venga a parlare soltanto come eccellenza nel momento in cui si ha bisogno, quando le altre parti d'Italia non sono stati solidali, partendo dalla Sardegna e da Cagliari, che ha detto no in maniera chiara, e poi si ricorre sempre a Gioia Tauro, e questo è un messaggio sbagliato che il governo dovrebbe farsi carico. Allora, se veramente Gioia Tauro è un'eccellenza, che lo diventi tutto l'anno, e quindi anche per operazioni positive, e quindi allora iniziamo a parlare di attività di sviluppo di quel porto, e quindi parliamo di logistica, parliamo di intermodalità. A noi mancano addirittura le strade ferrate, e quindi mi vengono a parlare di eccellenza. È chiaro che è una situazione in cui c'è una necessità sovranazionale, benissimo, ce lo impongono, lo accettiamo, ma non potete dirmi di venire qui a essere contento che operazioni ad alto rischio vengono fatte sempre e soltanto nella stessa zona.